Diceva poco fa che sicuramente c'è qualche giocatore che è già partito come Martella, qualche altro che ha chiesto di essere ceduto dei Pettinari, qualche altro per cui invece insomma, si spera assolutamente che non si muova da Terni, benché magari abbia un contratto abbastanza oneroso. Si è parlato della voglia di mantenere anche su sua indicazione Corrado a Terni. Le chiedo anche di Falletti, insomma, giocatori e lo stesso Donnarumma, sono giocatori che sicuramente hanno contratti abbastanza importanti, però si pensa di fare uno sforzo per trattenerli a Terni o... Io da allenatore, la sua opinione. Da allenatore è quello che mi auguro, però non sono io quello che può pagare gli stipendi e quindi... Vale quello che gli ha detto Capozucca, che sicuramente dal punto di vista finanziario è più informato di me. Io posso solo sperare che magari giocatori come Corrado, come Diakité, dal mio punto di vista, come Falletti, sono dei punti fermi su cui impostare una stagione di grande sofferenza, dove dovremo trovare quattro squadre peggio di noi. Quindi per me sono dei punti fermi. Anche perché fino ad oggi, pensando di averli, abbiamo proposto anche da un punto di vista difensivo una pressione alta, una linea alta, e quindi ovviamente avere due giocatori di gamba che rapidi che ti permettano questo vorrebbe dire dover rinunciare a questi 14 giorni di lavoro, no? Poi ovvio, tutti sappiamo che nel calcio di oggi si arriva a un'offerta fantasmagorica, a quel punto uno giustamente può anche pensare di cedere. Io sono convinto che questi due ragazzi tra 12 mesi possono avere un valore più alto di quello che anche sul mercato di quello che possono avere oggi. Senti,